Eccoci qui, buona domenica a tutti quanti, oggi in compagnia di una lasagna bianca con funghi e zucca. Un breve passo indietro, vediamo tutto il procedimento ed eccolo qua il piatto. Per questa ricetta ci servirà della zucca, dei funghi, anche quelli surgelati vanno benissimo, cipolla, aglio, sale e pepe. Se vi piace aggiungere anche del prezzemolo. La prima cosa che faccio è mettere a cuocere separatamente i funghi dalla zucca, le condisco e le lascio, cuocere per bene. Quindi preparo già anche la besciamella. Per la ricetta la trovate tra i miei video, comunque metto il link poi. Besciamella pronta a raffreddare, intiepidire. La zucca è pronta, praticamente si è ridotta in questo modo. Volendo possiamo schiacciare un po' con la forchetta in modo che poi nella lasagna andrà a distribuirsi in maniera più uniforme. Per quanto riguarda i funghi, li faccio andare a fuoco più vivace in modo che gli darò una piccola sfumata con del vino bianco. Una volta sfumato per bene con il vino, fatto evaporare tutto, aggiungo un goccino d'acqua per dare morbidezza poi nella lasagna. Questo svilupperà questa specie di sughetto di cremina. Ora ci possiamo dedicare alla preparazione del formaggio. I formaggi che utilizzerò saranno del grana padano e una scamorza. Voi potete usare chiaramente quello che più gradite. Il consiglio è sempre il formaggio duro e poi uno cremoso, uno che si sciolga. Per facilitare questa operazione mi avvalgo di un cutter e faccio questa operazione qua. Siccome questo tende ad essere appiccicoso, no? Quindi ad attaccarsi alle lame, metto un po' di grana e un po' di questo. Così avrò i due formaggi già ben amalgamati. Ed eccolo qua, pronto. Quindi abbiamo tutte le nostre preparazioni pronte, i formaggi, la besciamella, funghi e tutto quanto.
Accendiamo il forno, lo preriscaldiamo già, così avrà già la temperatura bella calda. Quando arriverà in forno sarà già bella pronta. Iniziamo con, visto che è una lasagna bianca, mettiamo un fondo di besciamella. Vabbè, non fate caso, perché sono un po' pasticciona. Inizio ad assemblarmi la mia lasagna come una qualsiasi lasagna.
Adesso in forno fino ad una bella gratinatura, quindi ci vediamo dopo. Ed eccola qui pronta, appena sformata. Buonissima. Dovete solo che provarla e farmi sapere cosa ne pensate. Con questo vi lascio alla prossima video ricetta.